I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until I blow up. And I can drink until I throw up. And I don't ever, ever want to grow up. I wanna keep. Show TV. Amici di Best Show, benvenuti in questa nuova puntata. Siamo qui a Marzano, nella location da Gino e Teresa, il nostro amico Dino. Questa sera abbiamo due ospiti speciali, veramente due campioni che hanno scritto la storia del ciclismo. Quindi seguiteci perché è una puntata veramente molto bella e parleremo con loro del ciclismo di oggi e del passato. Seguiteci. Bene, amici di Bike Show, allora, questa sera abbiamo due ospiti speciali in questa puntata, due amici, anche compagni di allenamento, loro sono due campioni, però li presento. Allora, il primo è Adriano Baffi alla mia destra. Ciao. E alla mia sinistra Giambattista Baronchelli, tista per gli amici e GB per i tifosi. Tista. Preferivo essere io la tua destra. Quindi, ragazzi, l'allenamento però, l'allenamento c'era da litigare anche l'allenamento, per chi stava davanti. No. Non si è stato un esempio per tutti, Tista. Allora, io ho avuto la fortuna di allenarmi con loro già prima di passare al professionismo, quindi un velocista, uno scalatore, avevo la scuola, avevo una mia scuola, Adri. Sì, no, io in quei momenti lì non ero ancora poi quello che ho, per quel poco o per quel buono che ho fatto, non lo ero ancora. È chiaro che Tista per me è stato un esempio, perché avevamo l'appuntamento alle 8, lui arrivava a 5 alle 8, allora io il giorno dopo arrivavo a 10 alle 8, alla fine partivamo alle 7 e questo era, secondo me, la base di poi quello che insegnare, che era la volontà, anche, che era la voglia di fare. È una brutta abitudine che ho sempre, non sono cambiato ancora adesso, perché poi quando andavo a fare le gite con i ragazzi, chi arrivava, per dire, se non arrivava 5 minuti prima dovevi seguire, quindi ma sei partito prima, lo sai che si parte prima, quindi cerca di arrivare un po' prima. Ragazzi, Adri, io ho fatto una settimana a uscire alle 6:30 del mattino, anche d'estate, perché c'era 35 gradi, però dopo una settimana io ho volato, ti ricordi, Tista? Non ci ho più fatto. Beh, ma quando si è sposato Tista, adesso forse sbaglio, ma era gennaio e siamo usciti, io sono uscito in bici con meno 12, per poter poi andare a nozze, cioè allora si partiva presto. E adesso è cambiato un attimino, vedendo i miei ragazzi, che ha anche un motivo il fatto di partire più tardi, perché fai come se fossi in corsa, però una volta la mattina l'oro in bocca, i dis. Allora, racconto un piccolo aneddoto. Io ho iniziato prima con Papà Piero, quando ero all'Auda a Streviglio, che venivo lì alla casa e sono venuto in ritiro con... Eri alla Mecair, giusto? Sì. Era alla Mecair, e quindi sono stato fortunato perché ho iniziato lì con Papà Piero, con voi, venivo lì ogni tanto a casa e mi allenavo con voi. Quindi ho avuto una scuola già a partire dal papà, da tuo papà, perché è veramente un grande campione. E poi contista, anche contista in salita, mi spiegava le salite, mi dava le sventolate, perché comunque... C'era un'università, con noi eri alle superiori. Avevo la scuola completa, perché poi c'è da dire una cosa, a gennaio lui, essendo velocista, partiva già in condizioni, usciva dai 6 giorni, uscivi giusto, quindi lui aveva un ritmo altissimo, noi dietro litigavamo per darci il cambio chi stava davanti con te, perché anche Walter magari stava lì, perché manca Brugna, con il nostro gruppetto, quindi salutiamo anche Walter Brugna, però era il gruppo della bassa, giusto, Adri? Eravamo noi. C'era completi, c'era quelli che andavano forte e quelli che andavano piano. Ma dai, c'è stato un momento che davamo la nostra parola al gruppo. Beh, parlo con Tista. Per me vecchietto sicuramente, trovarmi con voi più giovani era uno stimolo. La voglia di allenarmi non,
non mi è mai mancata, però a uscire con dei ragazzi, eravate più giovani di me, quindi era uno stimolo in più. Non ero uno che stava tanto a ruota neanche in allenamento, no. Però mi ricordo che Adriano era veramente un osso duro, io andavo 33, lui andava 33 e mezzo, alla fine si arrivava a casa con una media, insomma, allenarsi con 34-35 di media non era proprio tanto simpatico, forse dovevo andare un po' più piano perché a una certa età poi non recuperi tanto bene, però... Sì, tanto ci tirava il collo poi, quando facevano le salite... Ti stai modesto, sei sempre stato modesto, però non ti piaceva se ti scattavano in allenamento, in salita? Ti dava fastidio? Ah beh, insomma, in salita mi dà fastidio anche adesso, infatti sai cosa faccio adesso? Non le faccio così, non c'è questo, non c'è questo problema. Però se non conosci lui. Però diciamo, allora, te sei andato vicino proprio a vincere il Giro d'Italia, sei andato 3 volte sul podio? 3 volte sul podio, 2 volte secondo nel 74, che vabbè, quello dietro un grande come Eddy. Per quanto ormai è una storia che se lo chiedi anche in Sassi. È quello dei 12 secondi dietro Eddy Merckx, il mio primo giro, non avevo ancora 21 anni. Poi nel 75, ecco, un mese dopo quel giro caddi e mi ruppi l'omero e quello è stato un incidente molto, molto brutto e ha condizionato tanto la mia carriera. Comunque sia 75, diciamo che sono partito forte, ho vinto la Iguaglia, ho vinto in Sardegna la tappa più dura, lì c'era Merckx in Sardegna. Poi lui si è preso la rivincita 2 giorni dopo che mi ha battuto la Sassari-Cagliari. E poi quell'anno sono arrivato al giro, Merckx è andato fuffe l'ultimo momento che non stava bene, quindi io ero il favorito numero uno, l'ultima tappa che c'era Arrigo sullo Stelvio, ero quarto in classifica e crollai quel giorno, è stata la delusione più grande della mia carriera, arrivai decimo al giro. Poi nel 76 arrivai quinto, nel 76 arrivai terzo, nel 78 arrivai ancora secondo dietro un altro belga, un po' più sconosciuto, De Moon, non so poi se forse è l'ultima vittoria che hanno vinto i belgi al giro, non credo che abbia vinto qualche belga ancora. No, credo che... Ma ti aspettavano tutti questo Evenepoel, che secondo me stanno gestendo malissimo, perché questo secondo me è il più grande fuori classe che c'è. Abbiamo visto qua, abbiamo già visto questi giorni qua dopo il giro. Adriano, tu l'hai visto al giro, cioè, giusto? Il giro? Sì. Quindi qui in Belgio ha vinto a cronometro, ha vinto il Giro del Belgio, dopo il Giro d'Italia, quindi anche lui... Sì, ma il problema è che secondo me se vuol vincere le grandi corse, per dire un giro, un tour, deve imparare a guidare la bici, secondo me c'ha la paura addosso. Io ho visto i suoi 2 incidenti che ha fatto, lì è in sicurezza al momento, ma non lì più che la paura, secondo me, è che lui, avendo giocato a calcio fino da junior, gli manca proprio la parte, tecnica. Non è tanto la paura, il problema è proprio che io gli farei fare un anno di ciclocross e pista, perché lui bike deve imparare a guidare la bicicletta e mountain bike. Mountain bike, certo. Anche che mountain bike, pista. Infatti ti sta, quando ho smesso di correre andava forte anche il mountain bike. Eh sì, ma impari. Perché aveva tutta la tecnica, la speed longa, tutte quelle cose storiche. Guarda che al Giro d'Italia, vedere un ragazzo così che si stacca sullo sterrato, ma è lui che doveva attaccare e il colombiano che doveva difendersi, è successo il contrario. Beh, il colombiano arriva dalla mountain bike però, Bernà, la scuola, c'era... Vedi, però se tu guardi la struttura, sì, adesso sì. Questo qui è piccolino, ma strutturalmente va forte a cronometro, che sì, problemi sì. Hai in una tappa così? Devi attaccare, certo, te, Bernardo. Certo. E invece sì. È successo il contrario, ma infatti aveva paura. Tra l'altro, un polverone della malora, lì in decima, quindicesima posizione, non vedi niente. Ah sì, è peggio poi. Come la mountain bike, quello che c'è davanti è sempre avvantaggiato. È un bel... Vabbè, comunque sarà un problema della... della generazione, però anche... No, della pista. Perché secondo me... Lui non è un corridore che deve accontentarsi di vincere le classiche. Certo. Lui è un corridore che può vincere tutto e ripetutamente. Secondo me
di ragazzi giovani ce ne sono diversi che vanno bene, ma secondo me lui come talento è più forte di tutti, però bisogna stare attenti, bisogna insegnarli. Adri, parlando di ha fatto secondo giro d'Italia a 20 anni, non è ancora 21, questo qua è un periodo, quest'anno e mezzo, due anni sono esplosi i corridori in 20 anni, perché Bernal, Pogačar, sono arrivati tanti giovani ai Evenepoel, poi a parte i crossisti come Van Der Poel e Van Aert che vanno fortissimo, sono esplosi i giovani. C'era stato un periodo però del ciclismo dove i giovani facevano fatica invece a esplodere a 20 anni, 21, perché se guardiamo gli ultimi 20 anni è questo periodo qua che sono esplosi. Sì, ma allora anche Beppe aveva vinto il giro giovanissimo, lui 21, è stato secondo, sì. Cioè quindi non è da adesso che il giovane, adesso è diventata una... come posso dire, adesso col sistema di allenamento che è venuto si confermano i giovani, perché con questo sistema, con questa modo di gestire l'allenamento, alla fine i tuoi valori escono fuori e a quel punto qui la gente non aspetta più la crescita, non aspetta più i 10 anni di professionismo, ma sfrutta il periodo in cui è. Anzi, parlando con un po' di preparatorio così, ci sono alcune cose fisiologiche che andrebbero non ristudiate ma rivedute, perché comunque questi ragazzi fanno dei valori che nei libri, cioè, sono difficili da capire, per cui stanno facendo dei watt per chilo, stanno facendo delle situazioni che... È proprio cambiato il ciclismo, c'è stata l'evoluzione. Poi bisognerà vedere però la tenuta. Chiaro, perché secondo me un ragazzo 20 anni, 21, 22, per me non è, può essere maturo, perché probabilmente... Sei un fuori classe. Fuori classe. Lo vedi subito. Certo. Ma secondo me non è più un discorso di tenuta. Solo che prima si gestiva in un modo diverso. È vero, Saronni è entrato nei prof, però attenzione, Saronni ha avuto un grosso vantaggio. Ha fatto 2 anni nella mia squadra e quindi la responsabilità le avevo io. Lui era non tranquillo. Naturalmente lui poi, essendo veloce, risolveva le corse in volata e poi alla fine è diventato anche un corridore di corse a tappe. Attenzione però. Lì cos'era la chic? Le corse a tappe, però il Giro d'Italia, il primo giro che ha vinto nel 79, che aveva 22 anni. Era un giro che io non lo feci quel giro, perché era di salita, ce n'erano pochissime, c'erano degli 20-30 secondi di abbuono, insomma, secondo me non sono, se facevano dei giri adesso così, secondo me Ganna lo vince con una gamba. Poi parliamo anche di Ganna. Io prima di andare avanti a parlare farei un assaggino. Io ho già fatto. Facciamo un assaggino, noi ne abbiamo bisogno, però visto che ci siamo. Però la gara, come dicevano, meglio staccarsi a pancia piena che staccarsi a pancia vuota. Adesso è cambiato questo. È cambiato, ti sei sempre dimagrito, lui, vedi? Siamo noi che facciamo pendere la nave. Noi non ci siamo. Ci vediamo dopo. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Allora, parlavamo di giovani, parlavamo di Adri. La gara più bella che hai vinto te, il ricordo più bello che hai? Io tutte le gare che ho vinto ho sempre un bel ricordo, perché non è mai facile vincere, dalla più piccola alla più grande. Chiaro che il desiderio più grande era quello di vincere una tappa al giro,
e quando l'ho vinta Lodi davanti a mio nonno, la mia famiglia, ha fatto enormemente piacere. Poi sicuramente la prima gara da prof è quella che ricordi di più, soprattutto poi che era quella legata alla morte di mio papà di 2 anni prima. Però voglio dire, non so, forse il mondo è cambiato, però per me qualsiasi vittoria aveva un qualcosa di particolare, perché come ho detto non è mai facile, anzi qualche volta vincere le gare più piccole è molto più difficile. Quindi se devo dire, fare una classifica, la tappa di Lodi al Giro, che era la mia prima tappa, e mi sta bene, Giro di Resta. Io l'ho vista bene, quella di Lodi l'ho vista, ti sta proprio... quarto, terzo, quarto... No, ero lì appena dietro perché avevo tirato la volata a Rosola e a Di Basco, che... però era meglio che fosse facevo io, dico la verità. No, c'è avuto discussione. Ho avuto fortuna allora. No, però io mi ricordo benissimo che è passato il treno da Ariostea sulla destra, c'era Sørensen, credo, Jocko, sì. C'era anche Riis, forse? No. Sørensen e Jocko me li ricordo. E me ne ricordo bene che ai 500 metri così è passato il treno, stavo per salire sul treno io, però dopo mi sono trovato invece... il biglietto, sì, no. Infatti me la sono vista, ha detto sto in platea a vedere la volata, però a Lodi, sai, vicino a casa ci devo anche magari fare il risultato, che poi è strano, ho fatto 5 anni a rincorrere, poi vinci quella di casa, no? E quindi è bello. Doppia soddisfazione. Sì, poi avevo un treno che andavano piano, perché si parla del treno di Cipollino, insomma, quell'anno lì tu avevi i compagni di squadra. No, vabbè, ma non era un vero proprio treno. Non era organizzato, perché anche il Beppe, quando aveva Piasecchi e Lang, chi li passava? Voglio dirti, ma era un qualcosa che, cioè, non è organizzato come lo è stato da Mario. Sì, da prendere i corridori a posta. Anche adesso sono stati presi, adesso l'unico, il vero treno che può fare è questo Morkov, questa Quickstep, che è l'unico che lo può fare. Però sai, adesso le differenze sono talmente diventate poche che anche a livello di velocisti organizzare una volata non è facile. È bello che... Ti stai invece te la gara, te ne vinte anche te tante. Una cosa più difficile credo che sia i 6 Appennini, sì, di fila consecutivi. E quindi avevi il record della lunghezza. Con un bel record, vincere 6 gare che consecutivamente è difficile. Un record ancora imbattibile. Aveva battuto Armstrong vincendo 7 tour, che sicuramente valgono molto di più, però sembra che oltre che essere stato trovato dopato, sembra che aveva anche il motorino nella bici. Queste sono le ultime notizie che sono uscite, che tutte le volte che partiva mette la mano dietro, quindi davvero. Comunque sia, però non sono i 6 Appennini consecutivi, è il mio secondo Lombardia. Lombardia gara... E ti dirò, per me Lombardia è come vincere in casa, come ha detto Adriano che ha vinto Lodi, è come vincere in casa. Per me Lombardia era un obiettivo che da ragazzo sognavo e l'ho vinto per la seconda volta, tra l'altro davanti al Duomo, dopo una stagione un po' travagliata, per non dire... Sai, c'è stato quell'anno che come dalla supermercati sono passato al Del Tongo, il primo corridore a cambiare squadra a metà stagione, e loro pensavano di farmi smettere, invece poi... Hai smesso a Piazza del Duomo? No, ho smesso quando ho deciso io, come sempre, perché 10 anni prima già dicevano che Barocchelli era finito, no? Poi l'anno dopo ho vinto il primo Lombardia, poi ho vinto i miei 6 Appennino, tutte... un sacco di gare nazionali, ho vinto anche all'estero, ho vinto Romandia, ho vinto i Paesi Baschi, quindi non ho vinto poco, però il mio secondo Lombardia è il ricordo della vittoria più bella per diversi motivi, è stata anche l'ultima mia grande corsa che ho vinto. Beh, il fatto che ci teneva veramente poi Lombardia, che mi ricordo perché la valcava io la prima volta fatta in vita mia, ma porto autista, mi spiegava punto per punto i rapporti da usare, anche perché io mi ricordo che mi dicevi prima della curva, fa cambia a 4 km da fine, che c'è mezzo. Lì, ecco, quell'anno lì per la prima volta abbiamo fatto il Valcava, sì. E Fignon, putopum, si è ribaltato, e
quindi se non cambi prima della curva ti ribalti, non sì, fai più tempo poi a cambiare. Sì, ma io mi ricordo perché mi diceva che dicevo, Bautista, perché devo cambiare? Quando ho girato mi sono impiantato un po' dietro, sì, dietro il tornante e trovi un muro. Sì, sì, no, è vero, è vero. Poi quello lì è stato il giro di Mouté, che aveva fatto la lunga fuga Mouté, sì, sì. Fatto sesto, giusto? Sì, no. Era il mio primo Lombardia. Sono sempre andato bene io a Lombardia. Nell'81 l'ho buttato via quando ho vinto qui, perché sono partito a 70 km, poi alla fine sono andato in crisi. Infatti ero ancora davanti io quando mi ho preso qui, perché già aveva staccato gli altri, e mi ha detto andiamo. E gli sembrava strano che io mi staccassi, però ero proprio cotto. È sì. Stato l'anno del mondiale di Praga che è successo anche lì un po' di cose un po'. Anche perché comunque Lombardia era 280, 280 km. Sì, 250, 260 e poi sempre abbastanza duro. L'idea delle gare, le gare un po' accorciate, Adriano? Te che sei su ammiraglia, sei in corsa. Perché una volta, una cosa ho detto prima nella prima parte, Tista, alle gare c'era Mercer, cioè una volta correvi le gare, anche le nostre nazionali italiane, era un po' mondiale perché c'era sempre comunque quello di forti. Ruotavano quei 300 corridori diciamo in tutte le gare al massimo, però quelli forti c'erano sempre, io dico sempre un piccolo mondiale perché trovavi veramente, e c'erano distanze più lunghe perché bene o male le gare, anche le agostoni, quelle gare lì erano gare a 250 km, ma sì. Da più spettacolo o sono i corridori che danno spettacolo, quindi non è il chilometraggio? Io adesso volevo un attimino andare sull'argomento dei delle persone che vincono sempre, prima noi, ma soprattutto Moser, Tista, ma anche ai tempi di mio papà, la stagione durava da febbraio a ottobre, in realtà adesso è tutto cambiato, però mi permetto di dire che nel momento di oggi, cioè se l'Indurain lo trovavi a fare il giro della Catalogna 10 kg più grasso, se lo trovavi alla Milano-Sanremo, adesso i campioni vincono sempre, fanno dei periodi più lunghi di scarico, la gestione della stagione è diversa, però adesso vincono sempre quelli, quello che una volta lasciavano spazio ad altri. Questo dal mio punto di vista posso essere criticato, ma in realtà c'è la Daniels, Agnes, Carapaz, cioè sto dicendo i nomi, vincono i più forti, sono competitivi, poi dopo non li vedi per due mesi, però alle corse adesso vince sempre un grande, difficile, che rispetto alle corse corte, secondo me per la mia abitudine, è stato un qualcosa che sicuramente per il mondo di oggi veloce, che sta cambiando in modo veloce, in modo troppo veloce tutte le abitudini, può aiutare il discorso di bloccare il traffico per ore e tutto questo. Secondo me limita il valore di genetico di un corridore. Prima su una distanza di 250 c'era già una selezione naturale, oggi su 160-170 km c'è molte più persone in grado di poter vincere. Per di più col sistema di allenamento, con l'approccio che c'è alla gara, secondo me molte gare sono anche noiose, va via una gara, cioè alla fine dopo una guerra di due ore van via tre corridori, gestione, chi vede la televisione non sa più neanche cosa raccontare, vengono presi e... Un po' quello che è successo quest'anno al Giro d'Italia, in alcune tappe quando arrivava il gruppo della Maglia Rosa, quei 17 minuti... No, ma lì al Giro d'Italia la Ineos l'ha gestita e... È brutto però un pochino per gli tifosi, no? Ma lì quando arrivi in volata... Io ho visto Stradella, ad esempio, 20 minuti, sai, vedi la gara davanti, poi una gara dietro, i tifosi si aspettano magari di vedere... Quello è sempre esistito, io dico invece per trovare le differenze bisognerebbe ritornare a fare un discorso più lungo, e di gare più lunghe, e chiaramente la televisione non deve cominciare dal chilometro zero. Certo. Perché sennò... Ce lo mettiamo. Adesso... A noi che piace e che amiamo il ciclismo, attenzione. Ho esposto due cose che vanno contro quello che è il mondo di oggi, ma secondo me che fa meglio il ciclismo. Le differenze, sì, il problema è che adesso c'è il problema, il vantaggio, perché comunque a livello mediatico il ciclismo sta avendo
un'enorme visione, ma alla fine secondo me può annoiare qualche... Per lo spettacolo. Diciamo. Può annoiare perché comunque sai, alla fine è quello, cioè tu fai... Quando eravamo noi andavano via già subito due o tre ed era un discorso diverso. Adesso invece c'è una lotta e io dovessi correre io adesso sarei in difficoltà. Pronti via come le macchine, da 0 a 100 vai in 10 secondi. A tutto fino a quando vanno via quei tre che era meglio mandarli via subito e facevi un discorso diverso, no? Però sì, io sono più sulle gare lunghe che sulle gare corte. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. I feel like a diamond, I'm so strong. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Parlando, e se parliamo di Van Der Poel che vince... Ma volevo anch'io parlare un attimo di quella domanda che hai fatto Adriano. Allora, se una corsa è 150 km, ci sono 30 corridori che possono vincere. Se comincia ad arrivare a 200 ce ne sono 10. Se arriva a 230 ce ne sono 5. Se arriva a 250 ce n'è uno o due. Quindi alla fine lo spettacolo è lì, secondo me. Poi il fatto di far vedere tutta la tappa non ha senso. Perché non ha, secondo me non ha senso. A volte veramente sì, non è incentivante mi mettono i panni anche dei cronisti poveretti che poi alla fine non sa, devo raccontare anche un sacco di stupidaggini perché come fanno a riempire il tempo, non voglio essere nei loro panni. Però il giro quest'anno secondo me è stato bello perché c'erano due corsi in una, in pratica vabbè è successo il fatto quelli lì, fuori classifica e quelli classifica quindi le fughe sono arrivate perché il discorso che vanno in fuga poi li prendono 3, 4, 10 km e stai lì. Sì, forse è peggio. Certo che è peggio, almeno davanti facevano un tipo di gara e dietro quelli in classifica comunque si davano poi battaglia. Però la gara più lunga secondo me, senza farla vedere tutta, perché far vedere le ultime due o tre ore già bastano e avanzano, secondo me sarebbero più belle. Gli ultimi 80 km sarebbe... Una volta quando arrivava l'elicottero la gara si chiamava. Sì, sì. Facevamo anche dei munchi perché poi il rumore, tu cadi, uno che frena senti il rumore, lì pum 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 pum. Infatti tanto lo dico, del Sicilia era il primo collaudo delle cadute con l'elicottero, Adri. Però era forte perché si viaggiava quando si sentiva tu,
si cominciava da 35 e si andava a 50. Ah, c'era un'impostazione diversa. C'era. Era, però era un po' come entrare in spettacolo, dire, inizia lo spettacolo adesso. A me non piaceva, dico la verità, perché arrivavo lì che preferivo correre forse oggi che attaccano per caratteristiche mie, probabilmente preferisco la gara dura che attacca così. Chi c'è c'è, poi chi salta. No, ma la gara dura veniva anche prima, perché tu se guardi le medie... Però in un modo diverso, sì sì, certo. Chiaro. No, le medie erano... È quello che a volte guardo le medie dei tempi passati e dei tempi di adesso, che comunque le medie sono sempre lì, È per quello che... Beh, sono anche più duri di adesso, Sono? Più duri come altimetria, ci sono un sacco di salite. Ad oggi? Eh beh, se vieni a prendere gli anni che ho corso io, che facevano... delle salite abbastanza ridicole, quindi è più facile fare la media, però sei molto duri. Però sai che ti sta, ho guardato questa cosa qua anche ad esempio da Parigi-Roubaix, che il percorso è quello, ad esempio Parigi-Roubaix, credo che il record da Parigi-Roubaix, che era di post del 76 credo, è stato superato credo pochi anni fa, 3-4 anni fa per dire, quindi i corridori con materiali diversi, perché adesso corrono con bici a 7 kg massimo, giusto 6-8, quindi perché vanno proprio al peso. Credo che io meno la bicicletta penso sugli 11 kg. No, no. Tempi nostri adesso 9 e mezzo. C'è un po' di ferro pieno, anche qualche pezzetto in più. La conti che avevo mi sa che eravamo sui 10 e mezzo sicuro. Cioè, comunque c'è una differenza di 3 kg su una bici, ma soprattutto il materiale, che questi non disperde niente, questo materiale di oggi. Telaio, le ruote a profilo alto carbonio, adesso peso meno di 7 kg col freno a disco. No, no, ma la tecnologia anche. Adesso l'impostazione, ma anche nel fare le curve con queste forcelle, questi tubolari, queste ruote a profilo alto, se tu sbagli a entrare dentro in curva non correggi più, cioè ti porta via, perché si parte subito. Il discorso di guida è cambiato rispetto a. Cioè prima guidavi, adesso invece pieghi. Con delle strade che diciamo anche un po' più pericolose. Con tutte le rotonde che ci sono adesso e tutte queste cose. Guardai, spatti tra. Chi conta anche di quelle? Sì, probabilmente con percorsi dei nostri tempi, con le bici oggi avrebbero qualche chilometro in più di vedi più alta. Chilometri in più come minimo. Quello. Una domanda, parlavo prima, Van Der Poel. Allora, vince il mondiale di ciclocross a gennaio, vince il mondiale cross, vince Strade Bianche, ha perso il Fiandre allo sprint, però era là, e poi passa la mountain bike, vince due gare di Coppa del Mondo, leader della classifica Coppa del Mondo, arriva allo Svizzera, l'hai visto in primo piano, Adri, allo Svizzera, cioè prime due tappe ha scollato via, nella prima vittoria ha scollato letteralmente di ruota Alaphilippe nell'arrivo. Cioè impressionante, come lui è un vecchia maniera però. Perché... Sì, no, no, ma vabbè, lui viene da geneticamente è super portato, tra il nonno e il papà. Ha fatto la somma lui. Lì quindi ha questo, tra virgolette, vantaggio alle spalle. È una persona che si è col tempo affermata, non ha paure, non ha niente. Adesso gli danno, però alla terza tappa il leader mi va in fuga in tre, cioè voglio dirti, alla fine in questo momento sta usando tutta la sua superiorità fisica, perché tecnicamente poi, cioè quando uno è forte vince sempre, però quello che ha fatto il Giro di Svizzera alla quarta tappa, cioè uno dice certo, sapeva di andare, che andava a casa probabilmente e ha voluto fare un qualcosa di diverso, che poi alla gente di oggi piace un qualcosa di diverso, certo. Cioè mentre prima uno evitava di fare stupidaggini, adesso invece la stupidaggine ti crea anche come personaggio, però io credo che Van Der Poel al ciclismo faccia non bene, stia dando un risalto impressionante e a me piace tanto. Cosa pensi di stare di Van Der Poel? Vabbè, è un gran corridore, poi lui c'ha la rivalità anche nel ciclocross con Van Aert, quindi sì. Anche Van Aert è forte, forse anche più completo di Van Der Poel. Sì, abbiamo visto. Però questo ha la testa vincente. Poi ecco il fatto anche di andare in diverse specialità, questo
dimostra che è un super, quindi peccato che è belga. È belga, sì. No, è olandese. Se ci fosse qualche italiano con queste qualità, magari il ciclismo italiano sarebbe un po'. Sì. Certo che comunque i corridori da Van der Poel e gli altri in questi due anni qua stanno appassionando, avvicinando anche i tifosi, perché si stanno divertendo, cioè vedi le gare comunque danno spettacolo, perché hanno meno paura anche di, come diceva Adriano, di attaccare, perché il Pogačar ribaltare l'ultimo giorno per il Tour de France ha entusiasmato comunque, perché vedi, ma vabbè, ma quello può capitare, davano per scontato quasi Roglic a vittoria e poi lui ha fatto un cronometro che ha... Pogačar è un altro che si butta, è un altro che non ha paura e sai, se uno non prova non hai mai niente, quindi non è facile trovarli, però sti giovani qui hanno proprio... E il più giovane che sta vincendo ancora? Valverde. Quello è un super, è uno dei più forti degli ultimi 20 anni, perché le classiche che ha vinto anche la Vuelta, giusto? Probabilmente con un tipo di approccio al risultato, diciamo, al vincere le gare, lui ne ha buttate via tante aspettando o comunque gestendo male alla fine, ne ha vinte talmente tante, perché questo giù il cappello, cioè non ho fatto correre a tempo, mi è mancato poco, però questo merita tutto il rispetto e avrebbe potuto vincere anche qualcosa in più, però questo, cioè, ce ne sono pochi. Tu hai fatto 18 anni, quanti fatti a professionista? Io sì, 18. 18? Ti sta 16? 16. Mi ricordo, porco bene. È quasi. E tu quanti? Io 4. Quanti anni di corso, Adriano? No, è 18. 18 Da prof? Sì. Preso la pensione, ti sta. Ai tempi era 18, vero? No, ai tempi era 12. 12. Vedi? E comunque ho superato. Beh, adesso comunque qualche meno giovane che va forte, c'è, perché Cavendish è tornato quest'anno a vincere 6 vittorie, credo. No, ma io su quello che posso dire di me, cioè, onestamente, io ho smesso a 41, facendo gli ultimi 2 anni, 3, molta più attività su pista che su strada. Beh, anche 6 giorni quante ne hai vinte? Sì, no, ma però voglio dirti che a livello di prestazione quello che mi mancava e che era la mia forza allora era l'esplosività, ma a livello di performance i miei valori erano comunque alti anche a 40 anni. È chiaro che non potevo più vincere le volate, primo perché mi mancava l'esplosività e secondo perché diventi un po' più saggio o comunque vedi le cose... Pensi alla famiglia, a casa... una cosa diversa, ma onestamente i valori erano quelli, cioè quindi... A livello di prestazione, su un discorso di resistenza, di endurance, io... Ci crediamo che le volate non le faceva... insomma, quando arrivi a una certa età ci pensi. Però sì, comunque lui è durato anche così tanto, anche perché lui da ragazzo penso che è stato gestito, avendo il papà, è stato gestito bene, è arrivato i prof che praticamente era... fresco, integro, e quindi meglio l'ha dato da professionista. Sì, importante anche quello per i giovani. Poi un tipo di corridore, uno veloce, poi dura di più. Non spende come uno che fa le classifiche, perché uno che fa classifica al giro, al tour e così, spendi molto di più. Sì, sì, per poter essere da 21 giorni ti devi preparare per essere là. Cioè lui facevi una tappa, ne facevi due di riposo. Un altro ciclismo. L'importante poi è non arrivare fuori il tempo massimo, perché c'erano delle belle rettone, prendevano un sacco di pesci. Cioè, c'era un'organizzazione. L'importante era rimanere a rete giusta, venivi trascinando l'arrivo, quasi neanche a un po' di compagnia con la Giro d'Italia, con Adriano se la si è fatta. Noi, ogni tanto c'era qualcuno che sbagliava anche con l'orologio, con i tempi, quindi
ci faceva andare un po' più troppo forte. Purtroppo io quelle avventure lì non le ho mai fatte. Tu volevi stare in prima fila, vedi? Quindi spendi. Quindi io ritengo di aver corso tantissimo, 16 anni. Considera che nell'82, quando sono venuto via dalla Bianchi, non avevo ancora 30 anni e proprio non... Quando firmavo anno per anno, quando io firmavo per l'anno dopo, avevo gli incubi di notte perché dovevo correre ancora. Quindi gli ultimi 7 anni, credimi, per me è stata dura, però il mestiere ormai era un mestiere quello lì. Ho sempre fatto il mio dovere, però comunque... Da grande professionista. Poi devo dire che io ho fatto 4 anni, poi per me mi sono trovato a correre in mountain bike e mi tirava il collo anche in mountain bike, quindi ragazzi, lì non si cambia, io, lì quello che c'è, c'è. Qui lo dico e lo confermo, perché quando ho parlato, a parte che per me è già una grande emozione avere qua, essere qua con loro, perché sono stato compagno io, ho imparato però in allenamento, in gara e tutto. Però ragazzi, mi ha tirato il collo, Quando andavamo sulla Valle lui ha detto, è sempre detto, il motore più potente che ho visto. Quando andavamo sulla Valle del Risio mi si è agganciato con la pompa alla sella. Allora se la ricorda, la ricordi? Ma io lo sapevo, solo che ho fatto finta che non vedevo. No? Allora, l'Adriano non so se lo sa, però lo dico, è un aneddoto. Allora, abbiamo puntato la salita, siccome io dista comunque lo conosco bene, lui odia se gli scatti in faccia in allenamento. Io sono scattato subito, abbiamo puntato la salita. Allora dietro sentivo cambiare il cambio, ho detto adesso arriva. È passato via come un treno, poi c'era il primo falso piano, era suo verso Gormo, giusto? Sì. Allora io falso piano a ruota, quando ha puntato gli ultimi 7 km in salita, ho tirato fuori la pompa, piano, mi sono attaccato sotto la sella, perché lui, un'altra cosa, che è sempre agile e seduto e non guarda mai dietro. Quindi ho detto, io vado a nozze, intanto lui non guarda, e praticamente sono arrivato all'ultimo chilometro della salita che ti sta, parlavi da solo, perché... Ah sì? Sì, io mi ricordo... Non rendevo. No, perché eri lì che ti dice, dai tieni duro, mi ricordo. Io ero dietro, ho detto, boh, metto via la pompa adesso, sono andato di fianco che non ero sudato, perché mi ha tirato su quasi, perché è come andare su quella elettrica. Allora quando sono andato di fianco, mi ha guardato in faccia così... Ma toccate, mi ricordo che ho visto che non ero sudato e io ho messo sul 53 e dicevo, sto mica bene oggi, sto bene. Quando sei andato sulla fontana era là così, mi guardava e dicevo, no, caro, perché a un certo punto eri ma lì. Chi è arrivato insieme? Io non mi ricordo. E sei arrivato su insieme, però solo che io ero arrivato non ti su. Sei permesso di mettere No. Ci ho provato la Valcava e lo dico la verità al primo anno. In corsa sì, ma in allenamento no. No, in corsa ragazzi, in salita non lo vedevo neanche. Però è stato... Ragazzi, poi è andato avanti a correre, non ha mica smesso, perché è corso ancora 89, giusto? Sì. 89, vedi, lì era 88, era il primo anno. Ma io ero scoppiato. E se era scoppiato lui, pensa io che stavo attaccato con la pompa, ragazzi. Va bene, noi andiamo avanti con la cena e poi parliamo fuori ciclismo. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Dove eravamo rimasti? Qua dopo sto risotto Van der Poel. Qua. Van der Poel, I corridori. Il risotto ci ha giocato questa. Il risotto di Dio. Domani c'è la gara. Allora, parlando di gare, prossima gara? Campionato italiano. Domenica? Sabato, venerdì la crono, che purtroppo lì il mio ragazzino, che non poteva competere adesso con Ganna o con Cattaneo, come è stato Tiberi, che è stato campione del mondo junior, cioè è un ragazzo che facciamo investimento su di lui, credo che la squadra l'abbia già fatto rifirmare per altri 2 anni, lo stiamo facendo crescere bene e quello era un appuntamento
per capire adesso e per fare valutazioni anche in un futuro. Per cui venerdì sono all'Italiano Crono e domenica. E domenica? Favoriti ai tuoi corridori Ciccone? Ecco, io favoriti metterei i miei, soprattutto nella speranza che tutti trovano la giornata buona. Percorso quello dei mondiali, giusto? Percorso, no, sì, si parte da Bellaria, si fa i primi sì. 75 km di pianura, poi il percorso è quello. Sai dire adesso come vanno, come ho detto in televisione, non è un videogioco, però la mia squadra è una di quelle da controllare e secondo me per poter vincere noi non dobbiamo aspettare la fine. Fare gara dura. Secondo me Lulissi, Colbrelli, questi sono quelli che hanno un po' più di condizione, di vantaggio per quello che ha dimostrato, però ti dico, noi abbiamo speranze di poter vincere. Tutista, segui sempre comunque il ciclismo? Beh, guardi le gare, seguito, ti piace sempre? Ho seguito soprattutto il giro. Io alla TV ti dico che guardo solo il ciclismo, solo che certe gare magari non le fa neanche vedere, o le fa vedere su dei canali un po' strani. Io non sono tanto tecnologico che sta davanti alla televisione, preferisco. Però comunque le gare importanti le seguo, il giro l'ho seguito tutto. E il campionato italiano sicuramente è un bel percorso. I corridori di Adriano sicuramente sono favoriti su questo percorso. Sicuramente domenica vincerà un italiano. Cioè, puntiamo su un italiano. Forse con residenza non in Italia, però vince. Ecco, tra l'altro una delle cose che avevo sentito, non so che cosa devo dire, al campionato italiano non dovrebbero partecipare chi ha residenza fuori d'Italia. No, quindi non credo proprio. Parte metà gruppo e ormai bene o male anche negli altri sport. Come vengono in Italia i calciatori perché hanno delle agevolazioni? Io onestamente, non perché il mio corridore, la speranza è di vedere Nibali competitivo. Credo che dopo il giro abbia fatto questo riposo che doveva per forza fare, perché si è messo in discussione, e ha finito abbastanza stanco il giro. Se ha recuperato, secondo me il giro dopo la frattura gli può dare questa spinta per fare una buona corsa. Venerdì c'è la cronometro, sì. E ci sarà un bel duello tra Ganna e Affini. Cattaneo che ha fatto un bel giro di Svizzera, ha finito È una bella condizione. Sulla carta così sembra Ganna il favorito, però Affini ha fatto un giro andato forte il giro d'Italia. Quella tappa là poteva vincerla, solo che Nizzolo quel giorno lì si è superato, secondo me, perché una volata così probabilmente non l'ha mai fatta. Lui la fa, perché ha staccato praticamente i suoi avversari, il gruppo l'ha staccato, perché questo qui era imprendibile. Questo è un treno anche lui, se prende 50 metri, ciao, voglio prenderlo te. Qual è il corridore che ti è piaciuto di più, diciamo, negli ultimi 20 anni, più o meno, corridore proprio che ti entusiasma a vedere correre? Beh, se guardiamo gli italiani, vabbè, Nibali ha vinto, ma credo che Nibali è un corridore che ha vinto più con la testa che con la forza, perché lui è un corridore molto intelligente, un corridore alla Gimondi. Adesso ultimamente a me piace tanto Ganna. Io credo che Ganna possa vincere un giro, naturalmente devono fare un pochino meno salite, qualcosa in più di cronometro, ma questo è sempre stato fatto e quindi non vedo perché non venga fatto per un corridore italiano. E il problema è magari è lui che non ha la convinzione di poter vincere un giro. Però lui ha le qualità per poterlo vincere un giro. In questo momento penso sia l'unico italiano che possa avere la possibilità di vincere un giro, perché abbiamo visto che se fanno un percorso duro, purtroppo colombiani e tutto il resto non c'è storia. E l'unica sarebbe cercare di fare un giro un pochino più pedalabile, con salite meno dure, 2-3 cronometro, e sicuramente chissà, magari che la Ineos punti su lui.
su gambe, questo sarebbe per il ciclismo italiano una cosa. Tra l'altro è anche un ragazzo molto simpatico, molto alla mano, quindi sarebbe bello per incentivare i ragazzini, perché chi ci manca poi è il vivaio. E sarà una bella sfida comunque Ganna alle Olimpiadi, perché adesso è rientrato Dumoulin, poi sappiamo i Evenepoel che punta anche lui, anche la cronometro prenderà un risalto anche più importante anche alle Olimpiadi, perché quando ci sono comunque le belle sfide, bei corridori così, anche credo bello da vedere. Però sai, dai, Ganna sono cometista, non è che siamo nazionalisti, però alla fine... Secondo te può puntare un giro lui? Secondo me può. L'unico rischio che posso vedere è che sto ragazzo sta correndo da tutte le parti. E c'è stato un momento a Romandia che stava faticando, le crono non le vinceva più, ma non le vinceva neanche di... Non le perdeva per pochi secondi, le perdeva per... In realtà ha ritrovato il suo smarto al giro. Ecco, che facciano di questo ragazzo cioè di farlo crescere in una maniera giusta, gestirlo. No, di abusarlo in certe situazioni, come, ma poi anche lui è un generoso, dovrebbe gestirsi un pochettino da furbo, da fare un pochino più capitano nel senso di... cioè al giro quando devi tirare fai tirare anche Puccio piuttosto che un altro, piuttosto di tirare solo te. Alan Philippe, visto che ha rinunciato alle Olimpiadi, che punta al Tour, credo, può essere un corridore da questo Tour, da generale? No, secondo me... Sono troppo... Ma no, ma è proprio caratteristica di un corridore, poi dopo può vincerlo, voglio dirti. Mi sembra un po' tipo Jean Labert dei tempi, secondo me, che punta a... È un altro corridore generoso, dove invece come tista insegna o può insegnare uno che fa le corse a tappe, deve centellinare tutti gli sforzi. Cioè la Philippe onestamente non è il mio tipo di corridore che mi piace. Ma non è un corridore di un grande giro. Lui 2 anni fa si è trovato là, era un anno di grazia, però credo che alla Philippe il meglio l'abbia già dato, quindi forse se ha qualche energia è meglio che se la risparmia per le gare in linea che sono a sua portata. Sì, che tra l'altro quest'anno c'è il mondiale che è come il Fiandre. Sì, sì, sì. La classica. Cioè lui, ma è, cioè adesso lì è andato a casa la domenica perché diventava papà oggi, non so se poi è diventato papà. Però voglio dirti, cioè dimostra che ha qualità. No, scusa, è stata una battuta. Non so se è diventato papà o mamma, sicuramente papà, magari maschio o femmina. Credo maschio, ho avuto il figlio maschio. Però ecco, cioè, è un corridore che è un Van Der Poel. È da classiche. Cioè, no, il corridore da giro deve comunque riuscire a fare una gestione. Io nel mio piccolo c'ho Ciccone, che lo stiamo martellando da mattina a sera, proprio su un discorso di gestione, perché le qualità le ha, il recupero ce l'ha, cioè proprio riuscire a gestire bene il tuo potenziale. Poi dopo alla Philippe piace la gente, il Ciccone piace la gente, però alla fine se vuoi vincere un grande giro sono 21 giorni dove tu quello che risparmi te lo trovi sempre a disposizione alla fine. Bene, siamo arrivati in conclusione, intanto io vi ringrazio. Grazie a te Danilo. Visto che hai ripreso andare in bici, intanto che non sei allenato, magari esco anch'io a fare il giro. Tranquillo. Male che vada, prendo la pompa e mi attacco. Va bene, intanto ringrazio Gian Battista Baronchelli, Adriano Baffi. Io ringrazierei e chiamerei qui un secondo per un saluto anche Dino, che ci ha ospitato qui in trattoria da Gino e Teresa. Questa è la casa dei ciclisti. Dino buonissimo, eh. Grazie, dico che grazie Dino, tanto. Grazie a voi della vostra presenza, che avete onorato questa tavola. Ormai qua è appunto, noi passiamo sempre, i corridori, i ciclisti passano di qua a fare rinfresco. Fissiamo già l'appuntamento. Fissiamo il prossimo appuntamento, va bene. Sì, lo facciamo nel giardino. Bene, quindi alla c'è grande. Specialità risotto qua, quindi siamo di casa. Grazie a Dino, grazie a Tista e Adriano. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.
drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until I blow up. And I can drink until I throw up. And I don't ever, ever want to grow up. I wanna keep. Show TV.